Sta per cominciare l'ultimo incontro della mattina con Ilaria Tontardini e Delphine Perret, che parleranno del lavoro di Delphine a partire dalle domande, dai lavori e disegni che i bambini hanno inviato. Quindi ringraziamo le classi che ci seguono questa mattina, sono le seconde A, B, C, D, E, F, G del primo circolo didattico Giovanni Falcone di Conversano. Passo la parola a Ilaria e Delphine subito dopo la sigla. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo ultimo incontro della mattinata, che è un incontro molto speciale perché abbiamo l'onore di avere con noi Delphine Perret. Quindi dovremmo fare un incontro bilingue. Io parlerò un po' in francese e un po' in italiano. Delphine parlerà in francese e io farò la sua voce in italiano. Quindi faccio le voci di tutte, faccio le voci dei bambini, faccio la voce di Delphine e faccio anche la voce mia. Intanto, bonjour Delphine. Bonjour Ilaria. Ça Ça va bien, merci, et toi? va? Molto bene. Delphine ha detto che va tutto molto bene. E, allora, Delphine è una autrice e illustratrice di libri per bambine e bambini. E molti di voi hanno letto questo libro e il suo fratello gemello, che racconta le storie di un orso che si chiama Bjorn. Ma giusto che lo sappiate, magari non l'avete ancora visto perché è appena uscito in libreria, è appena uscito quest'altra opera di Delphine che si chiama Tutto comincia da un punto, che racconta come da un puntino si può inventare una lunga storia. Allora, io partirei facendo a Delphine le vostre domande. Allora, Delphine, je partirai avec les questions que les enfants ont fait pour toi. Et moi, je prends des notes, tandis que tu parles, donc je retraduis après en italien. Et je voudrais commencer, disons, par une question qui è un peu compliquée. Comincerò per una domanda che uno di voi ha fatto, che è un po' complicata. E la domanda è questa, ed è a Delphine che scrive e illustra dei libri. Quando scrivi un libro, sai già tutta la storia o la storia viene strada facendo? Alors, c'est une question sur ta façon d'imaginer les histoires. Et en fait, il te demande c'est quand tu commences un livre, en dessinant ou en écrivant, tu connais déjà toute l'histoire ou bien l'histoire vient au fur et à mesure du livre? La plupart du temps, le plus important dans un livre, c'est de trouver, pour moi, hein, c'est de trouver l'idée générale. Et cette idée, elle va rester longtemps dans ma tête. Je vais souvent y penser et je vais construire comme ça le livre et l'histoire. Et à ce moment-là, je construis en me disant. Allora, Delphine dice che la cosa più importante quando comincia a fare una storia è avere un'idea forte, che in qualche modo le serve da guida
per tutta la storia. È a partire da questa idea guida che Delphine costruisce la storia, che le serve in qualche modo per capire un po' alla volta da che parte sta andando. Mais, oula, je vois une image de autre chose que toi, Hilaria. Certains livres, il est arrivé que certains textes, je les commence avec seulement le plaisir d'écrire, mais au bout de 10 lignes, je suis obligée de savoir ce qui va se passer. Il faut que je m'arrête et... Et que c'est la fin qui donne un sens à toute l'histoire. Allora, Delphine dice che per certi testi a volte li comincia proprio solo per la gioia di scriverli. Però dopo 10 righe si trova a pensare che vuole realmente capire dove sta andando e quindi pensare più avanti a quello... alla direzione dove andrà e soprattutto alla direzione dove porterà il lettore, perché cominciare un libro è facile, ma la cosa più difficile è finirlo. Vas-y. Et parfois, par contre, ça m'arrive souvent de dessiner un peu, de faire quelques recherches avant que l'histoire soit complètement finie. Là, par exemple. Ben, cet ours, il est apparu avant que j'aie une histoire pour lui, tu vois. Donc, je l'ai dessiné, mais pour rechercher. À partir du moment où je me mets à dessiner pour l'histoire, il faut vraiment... I disegni e succede che alcuni personaggi o alcune cose nascono ancora prima che la storia sia finita. Ad esempio l'orso che avete visto, che tutti e tutte avete riconosciuto, che è Bjorn, è nato molto molto prima della sua storia. Quando Delphine disegna deve sapere da che parte va, anche se poi alcune cose tornano e come il caso di Bjorn, che arriva, la cui si arriva molto dopo che lei lo ha disegnato. Voilà. E, un'altra cosa che i bambini volevano sapere, proprio per sapere che tipo di autrice sei stata, era se leggevi da piccola. Si tu lisais des livres et quels livres tu lisais quand tu étais petite? Oui, je lisais des livres. D'ailleurs, quand j'étais petite, je ne pensais pas devenir autrice et ni illustratrice. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien illustrer les poésies à l'école. Et je lisais, oui, je lisais beaucoup. Je crois que je lisais peut-être plus quand j'étais petite que maintenant. Je te laisse traduire ça. Allora, leggevo molto, moltissimo, anche se non sapevo se sarei diventata un'illustratrice o tantomeno una scrittrice, non mi interessava. Mi piaceva molto disegnare, la cosa che mi piaceva di più era disegnare le poesie che mi davano da leggere a scuola e probabilmente leggevo molto di più da piccola di quanto legga adesso da adulta. Après, j'ai lu différents livres quand j'étais petite. J'ai garde des souvenirs... J'ai l'impression qu'on garde plus de souvenirs des livres qu'on nous a lus que ceux qu'on a lus tout seul. Donc, je garde des bons souvenirs. Est-ce que je les ai là? J'aurais dû prévoir, je suis bête. J'ai 2-3 livres comme ça qui m'ont accompagnée, que j'ai encore de quand j'étais petite. Ouais. Des albums illustrés. E, allora, Delphine dice che in realtà sono tanti i libri che si ricorda e dice anche una cosa molto bella, che a volte è più facile ricordarsi i libri che ci vengono letti piuttosto che i libri che leggiamo da soli. E leggeva molti libri con le figure
e ha provato anche a vedere se ce li aveva, perché ancora ce li ha nella sua stanza, ma non li ha trovate, e dice che di due o tre ha proprio dei ricordi vivissimi. T'as pas les titres? C'est difficile. Je pense à un roman que j'ai retrouvé chez ma maman il n'y a pas longtemps, qui s'appelle... Ah, ma mince. Qui est une histoire d'une aborigène qui est la dernière aborigène et qui vole un enfant blanc, qui lui apprend tout le culture et le rend à ses parents. C'est assez beau comme histoire, c'est poignant. Je pense que je suis étonnée même que ce soit un livre jeunesse en fait. C'est un très beau livre. C'est Manganini et l'enfant volé. C'était chez Castor Poche. Et sinon, moi j'ai beaucoup aimé enfant lire les livres illustrés par Quentin Blake. Ah, allora ci parla di un romanzo che ha per protagonista una piccola aborigena che fa tutto un percorso, dice che è un romanzo molto forte che a volte si stupisce ancora che fosse un romanzo per ragazzi, perché così non sembrava. E altrimenti, altri libri che sono piaciuti moltissimo sono quelli illustrati da Quentin Blake. Évidemment, évidemment, le prince, hein, mais tu vois, E c'est vrai qu'on a beaucoup, et puis bon. se ne leggono molti e poi molti, molti si scordano. Una bambina voleva sapere chi disegna i tuoi libri e anche se per te è facile scrivere un libro intero. Donc, la première question, c'est qui dessine tes livres? Et l'autre, c'est si c'est facile d'écrire un livre entier. Qui dessine mes livres? Alors c'est souvent moi, mais il y en a qui ont été illustrés par d'autres. Je vais vous montrer. Allora, chi disegna i libri di Delphine? Spesso è Delphine. Ma a volte succede che lei scrive dei libri e qualcun altro li illustra. Il y en a deux là qui ont été illustrés par Sébastien Morin, qui est un copain et avec qui je partageais le même atelier. Allora, ce ne sono due, che sono Bigoudi e Louise, che ci ha appena fatto vedere, che purtroppo in italiano ancora non ci sono, che sono illustrati da Sébastien Morin, che era un suo compagno di studio, quindi condividevano lo stesso spazio e lavoravano nello stesso studio. Voilà un autre qui est écrit par un autre copain qui s'appelle Roland Garrigue. Les livres écrits et que je n'ai pas illustrés, j'ai fait ça qu'avec des amis à qui j'avais envie de confier un texte. Et j'ai pas écrit en me disant, bon, bah, on verra bien qui l'illustrera. J'ai écrit en sachant que c'était pour eux. Sinon, j'aurais envie de le garder pour moi. Allora, giustamente ci faceva vedere un altro libro illustrato da un altro compagno, un altro amico che si chiama Roland Garrigue e Delphine ci dice che in effetti quando fa fare un libro, fa illustrare un libro a qualcun altro è perché quella persona le piace molto e perché la conosce molto bene e sa che quella persona racconterà molto bene la cosa che lei ha voglia di raccontare, altrimenti se li disegnerebbe da sola. Et encore sur ton travail, un peu plus en général, vu qu'ils ont lu Bjorn et tes crocodiles et tes alligators, ils se demandent quel sera ton travail. Je ne l'ai pas dit en italien, donc je le dis en italien. Et molti di voi hanno chiesto a Delphine, visto che hanno letto i suoi libri ancora editi, quale sarà il suo prossimo lavoro? Così scopriamo che cosa Delphine ha del cassetto per noi. Alors déjà, bon, il faudra répondre à la question de la difficulté d'écrire un livre en entier. Oui, c'est un grand plaisir, mais c'est pas facile. Per rispondervi alla domanda che avevate anche fatto prima di se quanto è difficile scrivere un libro intero, lei dice, Delphine dice che è un grandissimo piacere, ma è anche una grande fatica. Parce que
parce qu'il y a des livres qui, comment dire, qui viennent assez vite, assez facilement, et d'autres sur lesquels je passe beaucoup de temps à remanier l'histoire, parce que je trouve qu'elle ne dit pas exactement ce que je veux dire. Il y a des livres aussi qui partent d'une idée et qui deviennent des livres complètement différents de l'idée de départ. Donc ça dépend. C'est quand même souvent un travail où on recommence. Anche perché, dice Delphine, ci sono dei libri che vengono subito, così, tac, immediatamente. E ci sono dei libri che vengono maneggiate, rimaneggiate, ci sono dei libri che prendono del tempo. Ogni volta è un lavoro diverso da fare. Il prossimo libro... Allora, il y a celui... Le dernier che è sorti, c'est une histoire d'extraterrestre? Allora, l'ultimo che è uscito è una storia di extraterrestre. Un extraterrestre qui change de forme. Un extraterrestre qui cambia continuamente di forma. C'est un peu encore une manière d'utiliser un non-humain. È ancora un altro modo per lavorare con un soggetto che non è umano, come in altri. Et celui sur lequel je travaille, et c'est difficile. C'est un livre, je vous montre des images. C'est un livre qui parle de l'été d'un petit garçon. Ah, ma il libro su cui sta lavorando adesso è un libro molto difficile, perché è un libro che parla dell'estate di un bambino. C'est un livre qui va être plutôt long, et alors là il y aura un peu des choses comme ça, mais il y aura aussi des choses à l'aquarelle. Pardon, je cherche. Sarà un libro molto lungo, ci saranno delle cose come gli insettini che avete visto in bianco e nero, ma anche delle cose in acquerello come queste. E ce qui è difficile, sì, il è assez long e... come expliquer ça? C'est difficile parce qu'à l'aquarelle, j'ai envie d'être dans un dessin qui suggère, c'est-à-dire qui ne montre pas tout, qui n'est pas réaliste. Et en même temps, je trouve que c'est une difficulté souvent dans le dessin, c'est de savoir à quelle distance de la réalité on se place. Enfin, moi, c'est une question qui revient souvent. Je n'ai pas envie de faire des dessins réalistes et en même temps, j'ai envie qu'on comprenne un petit peu. Donc ça, c'est une des difficultés de ce livre. En dehors du fait qu'il est aussi très long et que c'est beaucoup de petits instants. Donc bon, c'est un gros travail et je fais souvent plein d'autres choses avant de me mettre au travail, du coup. Allora, dice che l'ultimo libro su cui sta lavorando appunto ha due problemi. Uno è che è molto lungo e l'altro invece è che è tutto fatto, che c'è una parte tutta fatta con l'acquerello. E dice che una delle cose che vorrebbe riuscire a trasmettere attraverso questo libro è di suggerire delle cose della realtà e non dirle direttamente. Però per un autore è molto difficile capire quanto distante deve stare dalla realtà, quanto deve dire e quanto deve suggerire. E quindi diciamo queste due difficoltà la mettono molto, molto alla prova. Mi piacerebbe adesso, scusate, entrare dentro le mille domande che avete fatto su Bjorn, che mi sembra un personaggio che vi è piaciuto molto. Donc Delphine, j'aimerais rentrer dans les questions, toutes les questions qu'on a eues sur Bjorn. Mm-hmm. Et la prima domanda è quella che forse è classica, che è: da dove ti è venuta l'idea per raccontare la storia di Bjorn? Donc la question c'est d'où vient l'idée de raconter l'histoire de Bjorn? Comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est arrivé avant qu'il ait une mort. C'est quand même assez rare que ça arrive pour moi, ça. Allora, come ci diceva prima, è un personaggio che è nato ancora prima che arrivasse la storia, cosa che non è molto frequente nel suo lavoro. Je l'avais dessiné dans un carnet, celui que vous avez vu tout à l'heure, mais avant même, il était dans d'autres carnets. C'est tout. L'aveva disegnato in un quaderno, ma in realtà, prima di quello che abbiamo visto, era già apparso in altri quaderni. Et surtout, dans un de mes livres qui s'appelle Pablo et la chaise, il apparaît trois fois, en fait. Ed era già apparso in uno dei suoi libri, che si chiamava Pablo e la sedia,
e quindi era già dentro come personaggio secondario in un'altra storia. Ah, il dit rien dans toute l'histoire, il sait rien. Il est juste là sur la place du village. Il est. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir un ours qui serait venu de la forêt pour regarder le spectacle. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. E la cosa bella è che in realtà per tutto il libro non fa niente, non parla, non ha nessun ruolo, però le sembrava bella l'idea di mettere un orso che arrivava direttamente dalla foresta per guardare uno spettacolo, per assistere a uno spettacolo. E lo voilà aussi à la fin. Donc il était là silencieux et voilà, de l'avoir dans ce livre et dans les carnets, j'ai mon éditrice qui m'a demandé tu aurais pas envie de faire une histoire pour lui? È un personaggio molto silenzioso e stando sia nei libri che nei quaderni, la mia editrice a un certo punto mi ha detto: ma non avresti voglia di farci una storia con questo personaggio? Oh, Delphine si è bloccata. Non marche più. Voilà. On t'avait perdu. Oui, moi aussi, je t'avais perdu. Mon éditrice, elle est tombée amoureuse de Bjorn très très vite. Sei innamorata di Bjorn molto molto velocemente. C'est vrai, elle est de le dire. Et je me souviens plus. Ah, oui. Non, ben, j'ai eu une idée d'histoire, une idée de une seule histoire. Et puis finalement, quand je l'ai montré, cette actrice m'a dit oui, pourquoi pas. Et puis on a réfléchi ensemble. Je ne me souviens plus qui d'elle ou de moi a eu envie d'en faire d'autres en fait. Et là, c'est devenu un livre qui aurait plusieurs histoires. Et la histoire, c'était celle du canapé. Allora, in effetti l'idea è partita poi a far vedere alla sua editrice una storia di Bjorn. E quando l'hanno guardata insieme hanno detto: beh, va bene, funziona, però potrebbe essere bello fare più di una storia. E così sono nate le tante storie di Bjorn. La prima, però, la prima è stata quella del divano. Una domanda che alcuni di voi hanno posto è: perché Delphine ha deciso di disegnare degli animali invece degli uomini? La question c'est pourquoi tu as choisi de dessiner des animaux au lieu de des hommes, de filles, de garçons, des bébés. Pourquoi les animaux? Ils m'intéressent plus. Les intéressent de plus. Non, les animaux, on me demande souvent ça parce qu'il y a des animaux dans tous mes livres. Alors d'abord, quand on écrit, on met des choses qu'on aime bien, qu'on ne se rend pas forcément compte. E dice Delphine che le chiedono spesso perché disegna gli animali. Allora la risposta che le verrebbe, la prima cosa che le viene da dire è che a volte non ci si rende conto, ma mettiamo le cose che ci piacciono più dentro il libro. Mais c'est vrai que si les animaux m'intéressent, et particulièrement Bjorn là, alors d'abord j'ai un lien très fort à la nature, c'est sûr, j'ai grandi à la campagne. Je te laisse traduire. Allora, però è vero che ci sono anche altri elementi. Ad esempio, se Bjorn mi piace così tanto è perché io sono molto legata alla natura e sono cresciuta in campagna. Mais aussi parler des animaux, c'est ce que j'aime bien chez Bjorn, c'est qu'il a un regard très innocent sur notre monde à nous. Il comprend pas comment, et les autres non plus d'ailleurs, ils comprennent pas comment marche le monde des hommes. Et moi souvent je comprends pas comment marche le monde des hommes et je trouve que les animaux permettent de nous faire nous poser des questions. Un regard neuf. Un'altra cosa è che quando si parla nel parlare usando gli animali, facendo parlare gli animali, una cosa che emerge molto è questo sguardo innocente, che è quello di Bjorn, che è lo sguardo di qualcuno che veramente non capisce il mondo degli uomini. E Delphine dice: a volte anch'io non capisco il mondo degli uomini. E quindi gli animali sono anche un strumento per porci delle domande. Pourquoi Bjorn a un nom si difficile? Perché Bjorn ha un nome così difficile? È difficile in italiano, Bjorn?
Delphine chiede, è difficile in italiano, Bjorn? Sì, non è se passi come non è così comune. Un suono strano. J'ai cherché un prénom, c'est toujours agréable de chercher les prénoms de ces personnages. J'ai cherché un prénom qui évoquait une force tranquille, quelque chose d'un peu nordique. Allora, è sempre molto bello cercare i nomi per i propri personaggi e mentre cercavo il nome di Bjorn volevo qualcosa che suonasse molto nordico ma anche molto tranquillo. Donc j'ai choisi Bjorn et plus tard, mais bien plus tard, j'ai découvert que Bjorn voulait dire ours en suédois. E ha scelto Bjorn perché le piaceva il nome e molto dopo ha scoperto che in svedese Bjorn vuol dire orso. Il a été traduit en turc et en turc il s'appelle Bongo. È stato tradotto in turco e si chiama Bogo. E vuol dire, ça veut dire ours en turc? No, je crois pas. Non sappiamo che cosa voglia dire in turco Bogo, ma è il suo nome. E, vous pouvez lui trouver un autre prénom. Se volete potete trovargli anche un altro nome che vi piace. Ma penso che Bjorn piaccia abbastanza. Je pense que Bjorn c'est un nom qui plaît beaucoup. E, un'altra domanda che avete fatto a Delphine, che è molto bella, un po' ce ne ha parlato, è quanto... Se ha scelto di rappresentare la storia di Bjorn dentro un bosco perché ama la natura. Donc la question c'est si tu as choisi de mettre Bjorn dans un bois parce que tu aimes la nature ou par d'autres raisons. J'avais beaucoup envie de parler de la forêt, des petites choses. J'avais envie de parler d'un temps qui soit lent, des choses simples de la nature en fait. Et ça me paraissait évident. Je ne me suis pas posé la question. Il fallait qu'il habite pas loin des autres animaux, donc dans la forêt. Allora, in realtà Delphine voleva molto parlare della foresta, parlare delle cose semplici, delle cose piccole e soprattutto di un tempo diverso, di un tempo più lento. E in più non voleva che Bjorn abitasse lontano da altri animali. E non l'ha scelto, non ci ha pensato così programmaticamente, ma un po' è venuto da solo. E a proposito di questo, in realtà un lettore o una lettrice si chiede allora come hai fatto a mettere poi Bjorn che vive nel bosco nella città. Anche al lecteur demande comment t'as fait si Bjorn habite dans un bois à le mettre après dans une ville. Et c'était ça qui était intéressant quand je parlais tout à l'heure du regard que les animaux pourraient avoir sur notre monde. C'est que ce qui m'intéressait, c'est que ça lui fait un peu peur. En même temps, ça l'intéresse. Et il y a beaucoup de choses qui sont codifiées dans la ville. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vu une ville ne sait pas qu'on peut rentrer dans un bus, qu'on prend un ticket. Qu'on discute pas forcément avec tout le monde, quelqu'un qui dit bonjour à tout le monde en ville, c'est chouette, mais on se pose des questions. Tout ça, c'est un univers entier à découvrir. Et Bjorn en ville, c'est un peu comme un extraterrestre en fait. Enfin, il sait pas comment ça marche. Moi, je trouvais ça très intéressant, le décalage. Allora, giustamente Delphine diceva quello che le interessava era proprio questo sguardo innocente che gli animali possono avere sul nostro mondo. E per un animale come Bjorn andare in città significa da una parte aver paura ma anche avere un sacco di cose interessanti da scoprire. E una cosa interessante delle città è che in città ci sono un sacco di cose che sono codificate, che si fanno in un certo modo. Ad esempio andare sul bus, prendere un biglietto e se non le si è mai fatte, se non si è mai state in città, succedono delle cose strane. Ad esempio se si abita a dire buongiorno sempre, in città ti guardano un po' male. Allora quello che le interessava era proprio vedere Bjorn che scopriva queste cose e in realtà poi alla fine succede che Bjorn in città è un po' come un extraterrestre, è un po' un alieno. Non c'entra molto. Comme un tout petit enfant, en fait, il a l'innocence d'un tout petit, mais il a le langage et la réflexion d'un plus grand.
È come un bambino molto piccolo, ha l'innocenza e la spontaneità di un bambino molto piccolo, però ha il pensiero e la parola di invece un bambino molto più grande. Et, toujours sur les habitudes de Bjorn, sempre sulle cose che Bjorn fa e le sue abitudini, qualcuno di voi voleva sapere come ha fatto Delphine per far incontrare Bjorn e una bambina. E anche come fanno uomini e animali a stare insieme. Donc la question c'était comment Bjorn a fait pour rencontrer une fille, comment t'as fait Vous avez compris? et comment les animaux et les hommes peuvent être ensemble. C'est une question plus générale. La deuxième, c'est ça. Ouais. Alors, comment il a fait? Ben, dans le livre, j'explique qu'à un moment donné, l'école fait une expédition dans la forêt. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer, pas tout raconter, mais on peut imaginer que peut-être Ramona à chercher un morceau de bois sur le côté et que Bjorn était là en train de manger quelque chose et qu'ils se sont vus et qu'elle lui proposait des chips, tu vois. Allora, in effetti nel libro si dice che c'è la scuola che è andata a fare una gita, un'uscita nella foresta e allora ci si può, io non dico tutto ovviamente, però ci si può immaginare che a un certo punto Ramona stesse cercando un legnetto per terra e si sia messa a cercare, a frugare e abbia incontrato Bjorn e poi gli abbia offerto le patatine. Le patatine. Chips, patatine. Trop mignon. In francese patatine si dice chips, così facciamo anche un po' di lezione. Mais là aussi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est deux personnes qui vivent dans deux mondes différents et qui correspondent. Ça, j'aime bien cette idée. Ma quello che mi interessava del film era anche l'idea che fossero due persone che vivevano in due mondi diversi. Questo la stimolava molto. Et puis, quand on est enfant, on rêve toujours. Moi, j'ai passé mon enfance à rêver d'être amie avec les écureuils. Donc, je pense que je me souviens, j'ai toujours eu des animaux domestiques, moi. Et ce lien-là, il est très, très fort aussi. E poi quando si è piccoli si sogna spesso di incontrare un animale selvatico, ad esempio Delfin sognava tantissimo di voler stare con gli scoiattoli e aveva degli animali in casa, ma poi pensare a un animale selvatico è un po' un'altra cosa. Je pense che c'est des liens qui sont différents, on n'est pas dans le langage parlé, donc c'est intéressant. Et je te laisse traduire et je répondrai alla deuxième Sono partie. dei legami che sono un po' diversi dagli altri, quelli con gli animali, perché non passano attraverso la parola, il linguaggio della parola. Et alors, comment on peut vivre avec les animaux? Je n'ai pas une réponse très, très claire, mais. En tout cas, j'aime bien penser que l'autre jour à la radio, j'écoutais un philosophe et je trouve intéressant de penser que ce n'est pas l'humain qui est au milieu du monde. Il en fait partie, mais pas central. Allora, è molto difficile la Ça, domanda di come far convivere gli animali e gli uomini, non so se ho una risposta, ma l'altro giorno ascoltavo alla radio un filosofo che diceva, ad esempio, che non siamo noi ad essere al centro del mondo, non è l'uomo. Ça m'intéresse de penser qu'on fait partie de quelque chose et qu'on n'est pas. Alors, ça paraît un peu bête de dire ça comme ça, mais il parlait notamment de protéger la nature et ce terme est bizarre parce que c'est comme si c'était une chose fragile et que nous, on avait plus de force qu'elle. Donc, je pense que le meilleur rapport qu'on peut avoir, c'est une forme de respect comme face à quelqu'un ou quelque chose qui est égal. Allora, una cosa che le piacerebbe molto è pensare all'idea che noi tutti facciamo parte di qualcosa. E una cosa che l'aveva colpita mentre ascoltava questa trasmissione alla radio era che questa persona parlava di proteggere la natura, come l'uomo fosse più forte della natura. E invece, Delfin pensa che in realtà quello che bisogna pensare è l'idea di avere un rispetto, rispettare la natura e anche pensare che ci sia un essere uguali come forze fra l'uomo e la natura. Encore une question sur Bjorn, mais sur ton travail, je pense.
E ancora una domanda su Bjorn e sul suo lavoro. Uno di voi ha chiesto come ha fatto Delphine a disegnare così bene i personaggi. Plus. La question c'était comment t'as fait pour dessiner si bien les personnages. Alors bon, je suis pas sûre d'être encore d'accord avec ça, mais non è molto beaucoup sûre d'être ancora d'accordo con questa affermazione. Quand on fait un livre, on est content de l'avoir fini parce qu'on en a marre. quando si fa un libro, si è sempre molto contenti di averlo finito perché alla fine non se ne può più. Alors j'ai fait beaucoup de... Attends, je vois pas ce que tu vois, voilà. J'ai fait beaucoup de croquis, en fait. Tout simplement parce que j'avais jamais dessiné de... Mince, c'est le même, pardon. J'avais jamais dessiné de blaireau. Ha fatto degli schizzi anche perché non aveva mai, ad esempio, disegnato un tasso. J'avais quand même envie qu'on reconnaisse ces animaux. E volevo che questi animali fossero riconoscibili, si riconoscessero. Donc j'ai regardé beaucoup de photos, en fait. Ha guardato un sacco di fotografie. En fait, c'est comme un sport, il faut s'entraîner un peu avant de vouloir courir. È un po' come fare sport, bisogna allenarsi un po' prima di cominciare a correre. Mais il y a encore beaucoup de... Delphine? Abbiamo un attimo... Eccoti qua. Oui. On a perdu le un petit morceau après le sport. Il y a encore beaucoup de dessins dans le livre que je trouve raté, moi. Et Delphine dice che in realtà ci sono un sacco di disegni che adesso guardando il libro pensa che siano sbagliati, è venuti male. Et en fait on a encore un million de questions, mais on doit aller un peu plus vite, je pense, parce qu'on n'a pas trop de temps. Abbiamo ancora un sacco di domande, ma forse dobbiamo un po' accelerare perché non abbiamo tantissimo tempo. Oops. Magari chiediamo a Delphine qualcosa su un altro. Ça va? Ouais, ça y est, de nouveau. Okay. Chiediamo a Delphine ancora qualcosa su un altro libro che avete letto, che è Uffa, non sono un coccodrillo, mi chiamo Alfonso e sono un alligatore, così vi soddisfa qualche altra curiosità. Donc en fait ils avaient encore quelques questions sur les crocodiles et l'alligator. La première, c'est toujours pourquoi tu as décidé de faire un livre sur les crocodiles et les alligators. Alors, je vais répondre dans mon micro. Oh, wow. Microfono, risponde nel suo microfono a forma di dinosauro. Non, mais je joue avec, il faut que je le lâche. En fait, j'étais allée faire des interventions dans des classes pendant un salon du livre. Allora, la domanda era perché ha fatto un libro sui coccodrilli e gli alligatori, pensando a, appunto all'altro testo che avete letto, e Delphine ci dice che era un momento in cui faceva un sacco di atelier nelle scuole, nelle classi. E j'ai passé ma journée dans une classe de CE2 e à la fin de la journée j'avais très envie d'écrire une histoire qui se passe dans l'école. En fait, quand on écrit des livres, on ne pense pas vraiment au lecteur. Et du coup, j'étais allée dans cette classe, j'avais fait des ateliers autour de je ne sais plus quel livre. Et je m'étais dit, ah quand même, j'aimerais bien écrire quelque chose qui s'adresse vraiment à cet âge-là et qui se passe dans une école. Et c'est quel âge? C'est 8 ans. Ok. Alors, un jour, je stavo facendo un laboratorio in una classe di bambini di 8 anni. E gli è venuto in mente che poi è venuto una storia sulla scuola, perché dice che a volte non capita spesso di pensare, quando uno fa una storia, di pensare ai propri lettori. Invece lì gli è venuta proprio voglia di raccontare quei lettori lì, quella classe lì.
Et l'expérience de stare en classe. Et là, c'est une histoire que j'ai commencé sans savoir la fin. C'est-à-dire que c'est une histoire que j'ai commencé par les mots, pas par l'idée. E questa è una di quelle storie che quando è partita non c'era una fine, nel senso che è una storia che è partita attraverso le parole e non con un'idea sotto. Donc c'était simplement l'idée qu'un crocodile et un alligator étaient fâchés qu'on les confonde et qu'ils pourraient aller manger des enfants. Quindi, molto stupidamente, la storia era quella di un coccodrillo e un alligatore che non ne potevano più di essere confusi e quindi avevano deciso di andare a mangiare dei bambini. Alors après, il a fallu que j'en fasse vraiment une histoire avec une fin, mais c'est parti de m'adresser à un âge particulier. Poi alla fine, ovviamente, questa cosa è dovuta diventare una storia che aveva un inizio e una fine, ma aveva veramente voglia di raccontare dare ai fini di quelle fine. E toujours sur les... Sur les crocodiles et les alligators, les enfants demandent si tu as jamais vu un crocodile ou un alligator. Quelle horreur! En fait, je réalise que j'aurais très peur de croiser un crocodile, de croiser un alligator, de croiser un ours. En fait, je serais terrorisée, quoi. Mais j'ai jamais croisé. La domanda che l'avete fatto è se aveva mai visto dal vero un alligatore o un coccodrillo. E Delphine dice che in effetti mai, e soprattutto che pensandoci le viene in mente che avrebbe una grandissima paura se incontrare un coccodrillo, che un alligatore e perfino un orso. Mi sembrano delle personcine forse non da incontrare esattamente al buio. E, un'altra domanda che le avete fatto su questo è quanto tempo Delphine ha impiegato per scrivere questa storia. Donc la question c'est combien de temps t'as pris écrire cette histoire, écrire et dessiner cette histoire. C'est difficile de répondre à ces questions de temps parce que c'est rare qu'on commence un livre et puis qu'on aille au bout du livre en une seule fois. È molto difficile rispondere a queste vostre domande sul tempo perché è molto raro che si comincia un libro dall'inizio e lo si porta tutto intero fino alla fine senza mai interrompersi. C'est, voilà, c'est un temps interrompu. Il y a d'abord l'idée dans le carnet. Parfois, il y reste plusieurs mois. Et ensuite, on se met au texte. Et moi, en général, ça peut venir vite, le texte, mais c'est pas le bon texte. Il vient et après, j'attends un moment. Et quand je le revois, il faut que je le modifie. Et après, il y a la phase des images. Là, les images, c'est plus facile à quantifier parce que c'est un temps plus continu. Allora, è una cosa un po' difficile, dice Delphine, però di solito funziona così. C'è un'idea che sta dentro anche, come avete visto, e poi arriva un testo. Di solito il testo arriva subito, ma di solito non è quello buono, e quindi poi si deve rilavorare. E, poi invece, per quanto riguarda l'immagine, è facile... perché si cominciano e va più in continuità, va più velocemente. Je regarde parce que j'avais des essais de crocodile. Sta cercando degli schizzi di coccodrillo. Eccolo là. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait Le cousin du crocodile. All'inizio il libro si chiamava Il cugino del coccodrillo. Et voilà, j'avais fait quelques essais. Ecco qua, la prova. Je savais pas trop comment le dessiner. E non sapeva molto come disegnare un coccodrillo. Et j'ai fini par trouver quelque chose que j'avais envie de faire. E alla fine ha trovato qualcosa che veramente aveva voglia di fare. Eccolo qua. Après, ça dépend des livres. C'est souvent, on passe souvent un ou deux mois sur les images. Un livre de cette longueur-là. Dipende poi dai libri, ma tipo per un libro lungo come questo, sulle immagini, sul disegno passa uno o due mesi. Mais voilà, tout le temps avant ça, il est interrompu. Alors on travaille entre deux phases. Ma spesso questo tempo è interrotto, quindi si lavora fra un'interruzione e l'altra.
Farei a Delphine, perché ormai comincia a essere un po' tardi, un'ultima domanda, che non è una domanda che avete fatto voi, ma è un po' una sorpresa che arriverà, spero, nelle vostre classi e famiglie fra un po', e le chiederei di farci vedere l'anteprima di un progetto che ha fatto quest'anno con alcuni bambini delle quarte di Conversano, che deve ancora venire alla luce, che è Conversano a testa in su. E quindi chiederei a Delphine se può farci vedere in anteprima almeno una figura di Conversano a testa in su, perché sarebbe bello che voi foste i primi a vederlo. En fait, j'ai juste expliqué un peu le ligne de travail sur Conversant à testa in su, vu qu'on doit terminer. Et donc, j'ai vu avant que tu avais sur ta table des images. Donc, je me demandais si en avant-première, tu pouvais montrer un dessin de Conversant à testa in su. Alors, j'ai commencé. Alors, tu leur dis bien que c'est un Leporello. Allora, Delphine ha deciso di lavorare su un formato diverso da quello dell'anno scorso di Joël. Quello di Joël era un libricino, invece quest'anno è un Leporello, cioè un libro a fisarmonica. Donc, c'est un dessin qui va être très en longueur. Alors, cette partie-là, elle est presque terminée, mais le reste n'est pas du tout terminé. Questa parte è quasi finita, ci sono ancora delle cose che però devono essere finite. Ici, je vais mettre quelque chose qu'il y avait sur les cartes postales, quelques-unes des images. Allora, su Et quelle il manque. immagini che vedete all'inizio ci saranno delle immagini delle cartoline che i bambini le hanno mandato da Conversano. Et il manque toute cette partie. E manca una parte. Pour l'instant, j'ai fait trois essais au brouillon. Un où il y a la ville de Conversano, toute petite, au bord de la mer. Enfin, pas très loin. Pas très loin. Les montagnes qui séparent la France de l'Italie. Et puis là où moi j'habite, qui est pas très loin de la mer non plus, en France. Donc un E peu comme le monde, un petit peu, tu vois. nella parte sotto ci sarà un mondo, cioè no, nella parte sotto ci sarà Conversano, poi ci sarà il mare e ci sarà probabilmente un mare che arriva fino a casa di Delphine che non abita molto molto lontano dal mare. Mais j'ai eu aussi une autre idée où on aurait peut-être plutôt les enfants qui parlent de leur ville, mais on ne doit pas mettre de texte, donc ce serait des images. Ma le piacerebbe anche mettere i bambini che in qualche modo parlano della loro città, come hanno fatto quelle cartoline che le sono state mandate. Alors là, ce qui va être difficile sur ce dessin-là, c'est que c'est un cahier qui doit être colorié, donc il ne faut pas que je laisse trop de grands espaces vides. Donc il faut encore que je réfléchisse pour. Allora, la cosa che è ancora nella testa di Delphine che ronza è che, essendo un libricino che voi potete poi colorare, deve riuscire a non lasciare troppi, troppi spazi vuoti per voi. Perché quando si deve colorare, si devono colorare delle cose. Voilà. J'ai encore à réfléchir. Les cartes postales sono là, hein? E ecco tutte le cartoline che ha ricevuto da Conversano. Tantissime. Génial de recevoir ça dans la boîte aux lettres tous les jours. Ed era molto bello riceverle nella cassetta delle lettere tutti i giorni. Grazie Merci beaucoup. mille, quindi a voi che le avete mandate. E, io penso che dobbiamo ringraziare anche noi Delphine e ringraziarle per il tempo che ha passato con noi. Speriamo di vedere presto altri suoi libri tradotti in italiano perché ci piacciono molto e in realtà poi la rivedremo noi grandi, la rivediamo anche oggi pomeriggio alle 3:30 per parlare un po' del suo lavoro e anche domani mattina per un'anteprima di Conversano a testa in su. Donc, merci Delphine, je fais la liste de tous nos rencontres encore. Et merci, on espère bien d'avoir tes livres en italien. D'autres livres en italien le plus tôt possible parce qu'on les a Ouais. déjà. Et voilà. Bon repas.
vu qu'on est à midi. Merci. Bon pranzo, l'ho detto. Nous, on se voit. Buongiorno. Hop. Ah, je t'entends plus. On se voit à 15h30. Si. Et noi...